Gli avventurieri si addentravano all'interno del dungeon, quando ad un tratto comparve lui, il mago folle, e si scatenò una tremenda battaglia. Piu piu! Piu piu! Ma dunque! Piu 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 piu! Piu piu! 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 Ciao, bentornati sul nostro canale. Oggi ci accingiamo, dico mi divento subito a presentarvi un gioco che è fresco, dai, freschissimo. Vi portiamo un unboxing di uno dei titoli più attesi per me che gioco a giochi di ruolo e a D&D, ultimamente anche per lui che sono riuscito a portarlo nel mondo del gioco di ruolo. E stiamo parlando del Dungeon del Mago Folle. Questo uomo qui. Questo è quando è gigante. Purtroppo a scatola non ce l'abbiamo perché stiamo lavorando molto, stiamo facendo studiare a sangue il regolamento per far sì che in un giro di un paio di settimane vi possiamo portare un gameplay. Stringiamoci, andiamo a vedere che ci sta un sacco di roba. Esatto, andiamo a vedere l'unboxing. Apriamo questo fantastico. Dai, sto cercando aprendo con la forza di gravità. Oh, poi c'è Alastra. Iniziamo subito con domande ricorrenti su D&D Adventure System. La scatola è figa. Miniature. Altre miniature che poi vi faremo vedere con un bel primo piano. Sono tantissime miniature, ma tante. Questo scorpione qualcuno ce l'ha. Che culo. Che fortuna. Scusate, che fortuna. L'ho preso. Del genere si dice. E carte, ecco il gioco fine. No, non è vero, secondo me sorpresa c'è sotto. Ma cos'altro? Non me l'ho spoilerato, ragazzi. Voi credete che? Ma sotto c'erano altre cose. Appeso andiamo. Ultimamente le fustelle le facciamo a chili. Questo è il suono di 2 chili di fustelle. Andiamo ad aprire una alla volta. Proviamo a. Fattura è buona. E questa credo che sia una stanza tipo di Alastar. Ci sono tanti Alastar. Allora, iniziamo dal Trospal. La Gnomalaya. Andiamo avanti con la paladina umana, ovvero Nayeli. Poi una tiefling guerriera. Aska. Atra. Un bel mezzelfo chierico. Oddio, bel mezzelfo. Io sono un buon mondo. Cormac. E uno stregone umano. Marcon. Insieme ai nostri eroi vi presentiamo l'antagonista. Alastar, guardate che figata. Penso che sia davvero una bellissima miniatura. Andiamo avanti con i nemici. Colui che ha un corpo da scorpione e un culo da scorpione e un busto da umano, credo. Sì, suo nome è? Porco forse. Muiral. Ok. Poi andando avanti un mezzo alieno. Trovo. Che lancia palle di fuoco. Trobriand. Poi la conosciamo tutti, la melma grigia. La riconosco senza guardarla, ormai ho il terrore di questa melma. Poi vediamo qui un guerriero con un bello scudo e una spada. Uno Zaltar Shadowdusk. Ok. E abbiamo due, o sbaglio? Quell'altro ha lo scudo, sì. Quell'altro è un Dezmira Shadowdusk. Ok. E infine abbiamo una folletta, una fata, un qualcosa con le ali? Arcturia. Con questo vi abbiamo presentato I nemici. Quindi praticamente sono quelli che Alastar ti manda contro. Esatto. E poi i mostri che sono neutrali. I mostri. Io vado dal più piccolo al più grande, perché secondo me è... più piccolo di tutti è anche quello più figlio di puttana. Non credo, dai, questi qui, i ranocchietti. I divora cervelli. Ah, questi sono divora cervelli. Oh mio Dio. Sì, ti mangiucchiano il cervello. Ah, sì? Sono amorevoli. Geniale, direi. E ce ne sono una scatola ben 5. 5 figli di puttana. Noi andiamo subito ad accantonare. Poi, delle spade che volano. Sì, una spada volante. Ne abbiamo ben 3 se non ho visto male. Purtroppo un po' curve dovute allo discatolamento. Poi delle rane? Sì. I grung. Come? I grung. Uno con arco. Gli altri sembrano più a contatto. Ne abbiamo un totale di 4, mi sembra. Sì, confermo. Quello con l'arco è il grung combattente scelto. Importante. Quindi quello sarà quello che ci farà più male.
Poi, andando avanti, io andrei su quello che mi ha incuriosito più di tutti. L'ombra. Le ombre, gli spettri penso siano. Ne abbiamo ben tre e questi mi hanno stupito. Guardate che bellezza. Ti hanno stupito e ti stupiranno. E mi stupidiranno. Andiamo avanti con, sempre andando per grandezza, alcuni sembrano umani, più umanoidi. Sì. Uno, sono uguali, eh? Due, penso che siano dei nemici comuni questi. Malviventi, briganti. Ok. Due, con una mazza. Uno, adesso continuo a cercare se ce ne sono altri. Della tipologia, no, tre, ce ne sono una mazza. E malviventi e capo malvivente, quello con l'arco. Poi abbiamo altri simili che sono, sempre con le spade curve, sono uno. È il capo dei veterani. Due. Tutti veterani. Tre e quattro. Anche qui un rapporto di tre normali e un capo. Andando avanti per grandezza, mi sembrano. E guarda, già cominciano a fa. Fa delle streghe. Bravo, una megera. E mo si va al piatto forte. Vi presento. Vi seguirà, so che vi seguirà. Io ho letto un po' il manuale del Gemello Folle, questo tizio vi seguirà. Quando un beholder muore e diventa tipo un lich, è un tiranno della morte. Un tiranno della morte, attenzione. Già solo tiranno della morte. Se c'è un beholder zombie, certo. Ci sono due beholder normali, che la cosa non ci piace. E infine chiudiamo questa sfilza di miniature, secondo me una delle più belle. Abbiamo il mega scorpione, uno Scalada, uno dei miniature più belli. Ho avuto la fortuna di trovare nel proprio nell'avventura del Dungeon del Mago Folle quella a colori. Allora, questa è la miriade di miniature. Adesso vi facciamo vedere il resto. Facciamo vedere alcuni modulari. Uno, due e tre. Poi c'è un pacco così di modulari, tutti molto simili, non ve li passo davanti. Queste sono le schede, diciamo, dei personaggi. La grande mamma grigia, il costrutto, il falso Alastar, spoiler, i guerrieri, una mostruosità e l'altro guerriero. Infine ci sono i personaggi, Tiflin guerriero, mezzo foghiero, stregone umano, Gnoma ladra e la paladina umana. Tutto accompagnato da carte, un pacco di carte. Le carte avventura, le carte credo dei poteri dei personaggi, le carte tesoro, le carte mostro, le carte riepilogative con la sequenza di gioco e quant'altro, le carte incontro, le carte trappola, che saranno un grosso problema. E poi ci sono per ogni classe un mazzo di carte di appartenenza. Le carte per il ladro, le carte per il paladino, le carte per il guerriero e per il chiedo. Un gruppo di un bel mucchietto di oro da 100, 500 e forse da 1000 con la carta stampa, o poi vedremo. Vantaggio e svantaggio, impulsi curativi, alcuni indicatori, credo se ne sembrano gli indicatori, delle piccole tessere per riepilogare CA, punti ferita, velocità e quant'altro. Altri indicatori, tessere uniche, non so cosa, è pieno di roba, tesori, trappola con salvo o pesca o altri effetti particolari, altri indicatori di vantaggio e svantaggio, indicatori di stordito, impedimento, altri segnalini unici, c'è scritto su ognuno qualcosa, 5 punti ferita, i danni sui mostri credo e i danni sugli eroi. E questo è tutto. Eccoci di ritorno. Avete visto quanto è bello questa montagna di roba tra miniature, carte buttate lì aggressivamente. Non avevo una sensazione del genere dai tempi di Descent, e sul canale potete andare a vedere, si parla di 7 anni fa. Guarda, un gioco veramente veramente carico e pieno di roba. Sì, le miniature sono una marea, un'infinità, fatte veramente bene, sì. Al di là dei piccoli problemi di spade storte, che poi sempre le spade. Sì, mi rendo conto che sia una cosa fisiologica, mettendo tutto in una scatola. Esatto, la parte più debole della spada. Le spade tendono a... Le miniature sono fatte bene, tanto che, come avete potuto vedere dalle immagini, anche le miniature più piccole sono dettagliate. Non sono al massimo del dettaglio, come vi ho detto c'è una, diciamo, una cosa parallela che è uscita degli scatolotti
diciamo, unità di miniature, ma quello è per il gioco di ruolo e sono colorate. E soprattutto è casuale, quindi si possono prendere e possono capitare sempre le stesse. Esatto, è un po' come le figurine. Esatto. Mettiamoci che fosse la prima volta che andiamo a fare un unboxing di un gioco senza neanche aver studiato un po' prima online. Io non ho la più pallida idea di... Neanche io, la stessa cosa. Tutti i vari video, immagini, recensioni io le ho skippate tutte quante volontariamente proprio perché volevo godermelo appieno nella apertura e poi nel giocare. Esatto. Quindi non so neanche minimamente come funziona, sinceramente. Proprio... Il gioco chiaramente ha anche una... le carte hanno anche una fattura molto pregiata, secondo me, molto resistenti, molto ben... Anche le fustelle delle carte si incastrano. Sì, come al solito, mai come sempre quel piccolo difettuccio durante la defustellazione, troviamo sempre dei pretagli leggermente grossolani su alcune fustelle. Ormai credo, non essendo del mestiere, sia una cosa fisiologica della stampa, del produttore. Ormai quando si defustella c'è bisogno di un cutter per rifinire le cose. Esatto, oppure come mi è stato consigliato in vari forum usare la Vinavil. C'è un giochetto con la Vinavil che si può fare per riuscire a tagliare bene la fustella. Detto questo, il gioco per quanto riguarda me si merita sempre per le materie, sempre per, puramente per l'aspetto fisico, per il primo impatto che dà, per me guadagna un 8. Sì, un 8. Il prezzo è sostanzioso, mi rendo conto, ma ti regala un totale di 50 miniature, mi sembra? Sì, più o meno sì. E poi con il fatto che chi ama D&D può utilizzare le stesse miniature poi per giocare a D&D, quindi esatto. Oltre alla rigiocabilità del gioco c'è anche la rigiocabilità esterna fuori, esatto. Fuori dal contesto board game. Senza contare che ci potrebbe stare la possibilità di usare anche i modulari in D&D. Esatto. Questo non lo sappiamo perché non conosciamo né l'avventura del gioco di ruolo né questo gioco, sì. Quindi però possiamo scacchiere adattabili tranquillamente. Secondo me si potrà fare. E anche per questo video quindi è tutto, vi abbiamo detto cosa ne pensiamo, avete visto cosa c'è all'interno, quindi come al solito vi chiediamo di mettere un like se il video vi è piaciuto, di condividere il video e iscrivervi se non siete iscritti al canale. Se siete iscritti, ci arrivo. Ok, allora facciamo prima. Commentate perché sennò si arrabbia. Commentate prima di iscrivervi, poi vi iscrivete e se siete iscritti attivate le campanelle. Esatto, in modo che sarete sempre aggiornati sul mondo di Rolling Gamers. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. How far can we get if we sell a little bit higher?